prima perché avremo una mezz'oretta per vedere il video di Nova Alexio con le considerazioni di Umberto. Esatto. Io l'ho già fatto le considerazioni che dovevo fare, se vogliamo aggiungerne anche altre, perché ne ho scoperte di peggiori nel corso della giornata. Quindi il video che ho pubblicato Sei oggi. ancora più avvelenato. No, il video che ho pubblicato oggi è, credo, non sufficientemente bastardo. Poesia in Ma movimento! davvero? Cioè, fonti scritte, link che non Grazie funzionano. Pier Silvion che ha Fonti regalato che una dicono sub. l'opposto, fonti che dicono l'opposto, libri di giornalisti. Bah, stai a vedere te se sono validi o non validi. Potremmo anche parlare di questa roba qui. Poi pubblica un report dell'AFM, cioè del Fondo Monetario Internazionale, che dovrebbe dargli ragione, a suo dire. Vado a leggerlo, dice tutt'altro, dice l'opposto. Quindi, ripeto, abbiamo ancora lo stesso problema. Il fatto che se si stampa si risolvono tutti i problemi del mondo. Sì, il fatto che appunto ancora sulle fonti non ci Scusi siamo, Umberto, ma mi se non dispiace vediamo il video, dirlo. però lei parla di aria fritta. Faccia No, è vero. Però, vedere il video. vai, 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 vai. Allora, se qualcuno pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché a Paris, je suis preneur. Assurer Con la Geopop conversione. parleremo di tutto, ragazzi, sarà una grande live. Sì, perché io ho una domanda sul Vaillant, quindi figurati. Cioè, Timidité du Personne cosa n'oblige pensa che secrétaire andiamo de ce point così en a lettres caso a mondes. parlare Le di una live? président Caboret décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. La marque de la colonisation. Questa qui, signori miei, è l'Africa centro-occidentale. Un tempo neanche troppo lontano da noi, tutti questi territori erano colonie in mano alla Francia. Il tutto era suddiviso in due macro-regioni, l'Africa occidentale francese, creata nel 1895, e l'Africa equatoriale francese, fondata 15 anni più tardi. Oggi, come la storia ci insegna, le cose non sono più così. Beh, almeno formalmente. C'è però un però. 14 di questi paesi, che un tempo erano colonie francesi, attualmente sono tutti legati da una moneta, il franco CFA, acronimo che sta per Colonie Francesi d'Africa. A sostituire le due macro-regioni menzionate ci hanno pensato due grandi unioni monetarie, l'Unione Economica e Monetaria Ovest Africana e la Comunità Economica e Monetaria dell'Africa Centrale. Non vi faccio la lista di paesi, vi basta guardarli qui nella mappa. A questi si aggiunge un quindicesimo stato, le Isole Comore, che utilizzano un franco tutto proprio, il franco delle Comore, che è comunque legato a quello della Francia. Questi 15 stati fanno parte della cosiddetta zona franca, oggi identificabile con un termine. Françafrique. Le due unioni monetarie utilizzano due franchi CFA separati da codici identificativi diversi, ma con Geopop stesso giovedì. funzionamento ed entrambi ancorati all'euro con i medesimi valori. C'è un altro però, le due tipologie di franchi CFA non sono convertibili l'un l'altro. Se un cittadino del Chad vuole cambiare un franco CFA della CEMAC con uno del Niger, dove vige il franco della UMOA, beh, prima deve convertirlo in euro, ovvero la valuta adottata dai francesi. E qui iniziano le controversie del franco CFA. Per capire perché questo sistema è stato duramente contestato, bisogna partire dal passato. Ma iniziamo, vabbè, iniziamo dal regime di cambi fissi, no, che lui cita all'inizio, cioè questo Sia passaggio di moneta. comunque non prolisso, Ma ecco. sì, no, semplicemente perché? Perché essendo che noi abbiamo bisogno di una moneta è stabile quando è credibile. Quando è credibile una moneta, noi abbiamo fatto tante analisi, cioè, o meglio, gli economisti hanno fatto tante analisi, ci sono tanti studi portati avanti da Prescott, da Lucas, da Barrow e da Gordon, che sono quattro economisti, e due di questi hanno preso anche il premio Nobel su questi temi, ok? Quindi non stiamo parlando di persone che parlano così perché hanno la bocca o scrivono sui giornaletti, e insomma ci spiegano banalmente che una politica seria dal punto di vista monetario deve essere indipendente. Cosa significa? Significa che la banca centrale deve essere scollegata dalle decisioni del governo. Perché? Perché altrimenti il governo ha forte incentivo a emettere debito, perché tanto glielo acquisterà la banca centrale, quindi con stampa di moneta. Quindi ecco perché torniamo al paradosso del debito. È sempre quello il discorso, no? Capite bene quindi che una situazione in cui la tua banca centrale è quella francese, ok? Ti permette di avere una stabilità sul mercato della moneta, quindi sul mercato del debito. Ok? Tant'è vero che l'AFM riporta che questa cosa ha fatto sì, e qua vado a leggere, perdonatemi,
che mostra come dal 1994 i paesi in questione hanno conosciuto un boost nella crescita economica e più avanti un abbassamento degli indici di diseguaglianza. Pure i tassi di emigrazione sono scesi da allora. Sempre quel documento riporta il tasso di crescita del PIL pro capite dal 1994 al 2000, che è salito da meno di $500 a 2006, cosa che ha comportato un calo del rapporto debito-PIL da 248% al 47%, in un periodo piuttosto turbolento per il resto dell'Africa, dove il PIL pro capite medio è rimasto stagnante in quegli anni. Quindi, a differenza del resto dell'Africa, questa ha visto una crescita. Detto ciò, questo non vuol dire che quei paesi sono bellissimi, detto ciò non vuol dire che la Francia non li abbia sfruttati e non li stia sfruttando ancora oggi, ma è una cosa estremamente diversa dire questo e affermare che è colpa della moneta. La moneta, per tutti gli economisti, tutte le scuole di pensiero, tranne quelli che credono nell'MMT, Modern Monetary Theory, e i post-keynesiani, che sono comunque una parte veramente piccola degli studiosi di economia e spesso volentieri non sono neanche studiosi di economia, ma sono ciarlatani, cioè non hanno un PhD in economics, non lavorano in istituti di credito, non lavorano da nessuna parte, non hanno alcuna conoscenza di statistica né di econometria. Ecco, tutta il filone degli economisti, quindi potete anche pensare, così vi faccio qualche esempio, Mundell, Stiglitz, quindi persone anche che sono, diciamo, neo-keynesiane, ok? Ecco, queste persone continuano ad affermare che la moneta comunque è neutrale, non magari nel breve, ma nel lungo periodo sì, ok? Il dibattito è se nel breve sia neutrale o meno, eventualmente. Ma, ripeto, tutti gli economisti sono d'accordo sul fatto che un'espansione monetaria porti inflazione, porti problemi dentro questi paesi, ma come questi paesi, come anche paesi molto vicini a noi. Ad esempio, la Turchia sta applicando la MMT, o comunque politiche molto simili alla MMT, e il tasso di inflazione. Scusi Umberto, ma tutte queste cose che lei sta dicendo, Nova Alexio ancora non le ha dette comunque. Sì, ma chiudo, è quasi al 50%. 50%, 50%, ripeto 50%. Quindi questo è il problema. Il dono della sintesi di Umberto. Il dono della sintesi, esatto. Tre minuti. Il Marocco di Muhammad V, la Tunisia di Habib Bourguiba, la sanguinosa guerra d'Algeria, il conflitto in Indocina. Tutti questi pezzi che si staccavano erano come pugnalate alla schiena per l'orgoglio nazionalista francese. Ci siamo, è tutto vero. Ecco. YouTube mi ricorda che tra un po' succederà qualcosa. Il primo paese subsahariano a rendersi indipendente dalla Francia sarebbe poi stata la Guinea nel 58. Quando però la Tunisia... 5 giorni, ragazzi, un disastro. Si staccò nel 56, i francesi ebbero 2 anni di tempo per comprendere che per evitare un'Algeria 2.0, ovvero una serie di guerre sanguinose in tutti i territori a sud del Sahara, bisognava concedere in anticipo la tanto desiderata indipendenza, ma mascherandola come cooperazione. Che no, non è che mi sposo tra 5 giorni. Da qui sorse una nuova figura, il ministro per la cooperazione. In un telegramma che il primo ministro francese Michel Debré inviò nel luglio 60 al collega del neonato stato Gabon, Léon Ba, si sottolineava quasi nevroticamente: concediamo l'indipendenza al Gabon a condizione che vi sforziate di rispettare gli accordi di cooperazione. Per tenersi buoni i territori rimanenti, la Francia si giocò la carta della propaganda, presentarsi come madrepatria benevola che, grazie all'unione monetaria del franco, avrebbe fatto di tutto per proteggere i popoli africani e condurli verso il benessere. Consiglio al ministro della cooperazione, sforzatevi di più con la propaganda, perché non è che mi avete convinto. Secondo Fanny Pigeot, giornalista che ha dedicato moltissimi studi della sua carriera sul franco CFA e sul cui ecco, libro scritto... Ecco, Fanny Pigeot ha un age index pari a 0, è sconosciuta Ideas, Scopus e Google Scholar. Forse uno di questi tre la inserisce, ma comunque 0. Age index 0, vuol dire che non è una persona competente per parlare di questa cosa qui. Cioè, se non hai pubblicazioni scientifiche sul tema, non puoi pensare di poterne parlare. È una giornalista, ok? Come potrei pubblicare anch'io? Anche io ho pubblicato, ho 2 libri, adesso ne esce un terzo, ma lungi da me dire che sono un economista o sono un esperto del tema. Quindi sono tutte cose argomentative, ok? Quindi eviterei di portarla in auge come fonte principale di una questione.
Ndungo Samba Silla si basa questo video, il franco CFA ha sempre avuto un singolo scopo, decisamente più disincantato: continuare a tenere in scacco l'economia delle ex colonie e reindirizzarne le ricchezze nella Francia metropolitana. E il risultato effettivamente ha soddisfatto le aspettative, visto che ad oggi la Francia è l'unica grande ex potenza ad aver mantenuto uno stretto controllo del suo vecchio impero. Quando si tira fuori l'argomento franco CFA, l'Eliseo si giustifica dicendo che il franco CFA non è una moneta coloniale, ma una vera e propria valuta africana, gestita in autonomia dagli stessi africani. Ebbene, le cose non sono proprio così collaborative. Il terzo però della nostra storia è che, anzitutto, le banconote del franco CFA vengono tutte stampate in Francia, nel dipartimento del Puy de Dôme e della Gironda, per poi essere spedite. Non è vero, anche qua fermiamo un attimo, spieghiamo una cosa un po' più tecnica alle persone. Anche l'euro viene stampato in Gran Bretagna, così giusto per dirvi. Cambia qualcosa? Assolutamente no. Londra vi sembra che utilizzi l'euro? No, usa la sterlina, eppure vengono stampate lì. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Semplicemente, se uno Stato non ha la possibilità di stampare perché non ha le competenze tecniche, si affida ad altri stampi per stampare moneta. Ma un conto è la stampa proprio fisica, un conto è l'emissione di moneta nel territorio. Questa è una fake news enorme. La disse ancora Di Battista, se non vado errato, nel 2016-2017. La debancò mezzo mondo. C'è anche presente dentro il libro di Cottarelli, giusto per intendersi, non certo un liberista con 412b, come dice lui. Prego. Con un atteggiamento paternalista, dicendo che i paesi africani non sarebbero altrimenti in grado di badare con sicurezza alla produzione delle proprie banconote. Un'argomentazione veramente debole, visto che il Kenya collabora con una società privata per produrre il suo scellino kenyota, e visto che un'istituzione disastrata come la Banca Centrale della Repubblica Democratica del Congo è riuscita a trovare il modo di fabbricarsi una moneta propria, il franco congolese. Pure un paese martoriato dalla guerra civile come la Libia ha attualmente la seconda valuta più forte dell'Africa, il dinar libico. Ora specifichiamo un altro dettaglio. Il grande capo che controlla l'emissione della valuta è l'erario francese, il Trésor Public, non le banche di singoli stati africani. E qui però c'è un quarto però. Qualsiasi operazione di cambio fatta in uno di questi 15 paesi prima menzionati deve passare necessariamente per lo scanner dell'erario francese. Questo ci fa capire che la vita del franco CFA è legata indissolubilmente alle decisioni della Francia e alla valuta a cui è ancorata con un cambio fisso, l'euro. Ad oggi un euro corrisponde a circa 655 franchi. Nelle colonie nordafricane subsahariane, quando ai primi del Novecento la moneta della Francia era ancora il franco, qualsiasi tipo di pagamento e compravendita doveva essere effettuata con la moneta francese, pena l'applicazione di sanzioni. Come riportato dalla Pigeon, l'adozione forzata del franco nei territori africani fa parte di un fenomeno che gli antropologi definiscono transizione monetaria, un fenomeno che è irrealizzabile senza la presenza delle banche coloniali. Una delle prime fu la Banca del Senegal, controllata da compagnie commerciali francesi di Bordeaux come la Murel e Prom. Quando la Banca del Senegal fu sciolta nel 1901, venne subito sostituita dalla Banca dell'Africa Centrale, con sede proprio a Parigi. Più tardi, questa sarebbe diventata la Banca degli Stati dell'Africa Centrale, alla quale i francesi affiancarono la Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale per la gestione degli altri territori. Come sottolineato dallo storico e politico burkinabè Joseph Kiserbo, per tutto il Novecento le banche coloniali si fondavano su tre regole di base. Punto primo, alle ex colonie era proibito industrializzarsi. Il loro lavoro era soltanto fornire materie prime alla Francia metropolitana, dove venivano trasformate in prodotti finiti e poi rivendute alle stesse ex colonie africane. Punto secondo, ad avere il monopolio dell'import-export delle ex colonie era la Francia metropolitana. Punto terzo, la Francia metropolitana era l'unica a poter definire la quantità di esportazione dei prodotti delle ex colonie. Con gli accordi di Bretton Woods nel 1944 e la fine della Seconda Guerra Mondiale, i francesi orchestrarono il mantenimento dello status quo per non far cambiare gli equilibri. Il generale de Gaulle, nel decreto 450136, su consiglio del ministro delle finanze, creò prima il CFP, il franco delle colonie nel Pacifico, comprendente la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna, e poi il franco CFA. Tra parentesi, prima o poi parleremo degli esperimenti nucleari francesi in quelle isole sperdute nel Pacifico. Ad ogni modo, con la creazione del Fondo Monetario Internazionale e della futura Banca Mondiale... È un... No, così lo blasta l'avvocato nell'atomo, ci sta.
la guerra ormai conclusa, i francesi stabilirono artificialmente che un franco CFA corrispondeva a un franco e 70 centesimi. C'è però un quinto però. La storica Hélène d'Almeida-Topor ha fatto notare che al franco CFA era stato assegnato un valore superiore pur non essendoci alcuna giustificazione economica a supporto. E in realtà i motivi erano altri. Dopo la seconda guerra mondiale, la Francia aveva un'economia logorata e aveva bisogno questa di materie prime a prezzi convenienti. Sa del cambio euro-lira. Il valore del franco CFA rispetto a quello metropolitano, perché questo avrebbe reso i prodotti della Francia molto più economici. In Africa, così, più che comprare nelle varie colonie, si preferì comprare merci direttamente dalla Francia continentale. Un gioco da cui Parigi ne usciva vittoriosa due volte. Sbaglio, ho scollegato la camera. Questo faceva soldi. Questo, se mi concede, è un tema che lui ritrova dentro una tesi di laurea magistrale della Ca' Foscari. Cioè lui come fonte del suo video usa anche una tesi di laurea magistrale pubblicata alla Ca' Foscari. Cioè, ripeto, anche qua stiamo parlando di testi argomentativi che, per Dio, per quanto vengono controllati, potete ben capire quanto valga una tesi magistrale. Tra l'altro neanche in economics, che quindi si capirebbe, no? No, stiamo parlando di economia e commercio internazionale, che per quanto sia comunque una buonissima laurea, non ha competenze per parlare di economia pura. Sono due cose completamente diverse. Però, anche qua sorvoliamo. Con le esportazioni e grazie al franco CFA più forte, faceva sì che per i paesi della France-Afrique esportare in paesi che non fossero la stessa Francia era cosa molto difficile, visto che i loro prodotti erano più costosi dei concorrenti asiatici o latinoamericani. Era un cane che si mordeva la coda, un escamotage che serviva a incanalare i flussi commerciali delle colonie a favore della Francia metropolitana. A questo si aggiungeva il danno, oltre la beffa. Siccome il franco CFA era saldamente ancorato al valore del franco metropolitano, le colonie africane non potevano in alcun modo abbassarne l'elevato tasso di cambio. Alla fine anche lo stesso Sarkozy avrebbe ammesso che avere una moneta troppo forte può portare diversi problemi. Lo disse nel 2006 in questi termini. L'eccessivo apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro anche è rischioso. Qua. L'eccessivo apprezzamento rispetto dell'euro al dollaro è un grave errore economico. Non è vero, non è mai stato dimostrato, nessuno ha mai detto questo. Questo viene preso così a caso e viene sempre riportato un po' a caso. Anche qua, sempre economisti che sono distanti dal mio pensiero, Stiglitz e Mundell, pubblicarono una lettera, ok, che si rivolgeva in quel caso alla Le Pen nel 2015, in cui dicevano c'è una bella differenza tra aderire all'euro e uscire dall'euro, ok? E anche tutte queste cazzatine sull'euro che è troppo pesante. Troppo pesante per cosa? Per cosa esattamente troppo pesante? Non esiste la pesantezza, e se mai ci fosse stata, dopo X anni quella pesantezza sarebbe andata a diminuire, no? Nel tempo, perché come vi ho detto prima la moneta è neutrale, no? Quindi nel breve magari ha effetti, ma nel lungo no. Posto che non ha mai dimostrato questa cosa qui, ci sarebbe anche da chiedersi come mai tutti questi paesi che fanno parte del franco CFA hanno visto una crescita del GDP pro capite. Perché? Se è così pesante, perché sono cresciuti? Posto che comunque dovrebbero crescere ancora di più, probabilmente per avere dei livelli umani di vita che possiamo comparare alla nostra situazione, diciamo, occidentale. Ma perché? Perché sono cresciuti così tanto? Andiamo avanti. Se continua così, non saremo più in grado di produrre un solo Airbus in Europa, perché il dollaro sarà così vantaggioso che li faremo produrre direttamente negli Stati Uniti. Il discorso di Sarkozy possiamo metterlo a raffronto con le parole del primo presidente dell'Assemblea Nazionale del Senegal, Amadou Lamine Nguye. L'ipocrisia del patto coloniale con la Francia è che i territori della France-Afrique sono costretti a produrre al di sopra delle proprie necessità per garantire ai francesi un alto tenore di vita. Possiamo approfondire la riflessione di Guy leggendo il paragrafo 4 del documento informativo sul franco CFA stilato dal Fondo Monetario Internazionale. Qui si riporta: i pagamenti con paesi non appartenenti all'area del franco CFA
vengono effettuati in franchi francesi, oggi l'euro, attraverso la Borsa Valori di Parigi. Esempio semplice per capire meglio. Il Benin è il quarto esportatore di cotone al mondo, con 450 milioni di dollari di ricavi all'anno. Prima di incassare quei 450 milioni, però, il Benin, in quanto legato al franco CFA, è costretto a far transitare il denaro nella Borsa di Parigi, depositarlo in un conto speciale dell'erario francese, convertire la valuta straniera in euro e da lì riconvertirla una seconda volta in franco CFA. Idem con patate per ciò che riguarda le importazioni e quindi i Anche pagamenti qua fermo, che dal Benin escono al... Un altro errore. E come avevo detto prima, c'è la Francia che garantisce stabilità, ok, alla moneta, perché gestisce i cambi fissi. E quindi qualcuno potrebbe dire, ah, quindi lo fa gratis, no? No, non lo fa gratis, c'è un deposito presso la banca centrale francese atto a garantire appunto la convertibilità. Questo deposito oggi è il 50% delle riserve e ammonta a 10 miliardi di euro, che okay? È stato ridotto nel 2009 dal 65% al 50%. E, ripeto, 10 miliardi di euro, ok? Quindi la Francia, se voi fate conto di quant'è l'economia francese, cioè 10 miliardi di euro, è un cazzo. Certo che per loro è tanto, ok? This is a test. Okay. This is a test. Ottimo. Però capite bene che questo conta gran poco. Inoltre, aggiungo, visto che così chiudiamo, perché prima è stata detta anche un'altra cazzata, vi sembra per caso che dal 2014 ad oggi l'economia italiana ha spiccato il volo? Bene, nel 2014 il cambio euro-dollaro era 1,38 euro, oggi in questo momento è 1,1420, quindi più o meno c'è stata una svalutazione euro contro dollaro del 20% circa. Vi pare che c'è stata una crescita esponenziale dell'Italia? No, ancora maggior ragione, questa cosa è falsa. Andiamo avanti. All'estero. Sulla base del saggio di Pigeot, le banche centrali africane sarebbero obbligate a depositare una parte delle loro riserve valutarie in Francia, nei fondi dell'erario. Ma si parla anche di oro. La Banca di Francia deterrebbe quasi il 90% delle riserve d'oro dei paesi dell'Unione Economica e Monetaria Ovest Africana, cioè 36 tonnellate e mezzo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha sempre negato che le riserve d'oro africano fossero stoccate in Francia. La cosa non è proprio secondaria, perché se così fosse, sarebbe la prova lampante, incontrovertibile, della mancanza di sovranità dei paesi africani francofoni. C'è da notare poi che nei consigli di amministrazione delle banche centrali africane francofone, la Francia ha sempre piazzato propri uomini chiave per porre veti alle decisioni in controtendenza con Parigi e riservare il credito bancario esclusivamente a quei settori che genererebbero esportazioni solo verso la Francia metropolitana, a danno questo delle produzioni destinate ai mercati interni. Il quotidiano francese La Croix, nell'edizione del 17 febbraio del 60, scrisse: questo sistema ha permesso alla Francia di rifornirsi di minerali e materie prime come zinco, legno, nichel, manganese e molto altro, senza neppur dover pagare in valuta straniera, un risparmio di circa 250 milioni di dollari l'anno. Diverse nazioni hanno cercato di abbandonare nel tempo il sistema del franco CFA, ma non c'è mai stato un lieto fine, almeno fino ad oggi. Minacce, colpi di Stato e anche assassini sono stati alcuni degli esiti infausti ricaduti su coloro che hanno cercato di svincolarsi dal pantano. Tutti esempi riscontrabili in Guinea, Mali, Mauritania e Togo, dove... Ancora? Cos'è successo l'ultima volta che una nazione ha deciso di fare di testa propria, distogliendosi da questo regime di cambi fissi? Lo possiamo vedere con le dollarizzazioni, no? Cioè un'economia va in crisi, poi chiede al Fondo Monetario Internazionale una mano, il Fondo Monetario Internazionale dice sì, ma quella mano te la do in dollari statunitensi perché sono sicuro che almeno non inflazionano, ok? E poi successivamente questa economia non riesce a rispettare gli accordi e cosa dice? Disconosco questo debito, faccio un haircut, ok? Cosa succede? Succede che poi tutto di colpo arriva semplicemente che il mercato non gli dà più soldi. Allora cosa fanno? Iniziano a stampare moneta, no? Più o meno questo è il riassunto fatto male di quello che è successo in Argentina e continua a succedere. Preferite per caso che tutti questi paesi vivano, non so, 7-8 default? Mi pare che in Argentina le cose non è che vadano troppo bene. Quindi forse magari è meglio seguire una traiettoria un po' più seria e sperare che l'Unione Monetaria Africana arrivi a compimento, a mio avviso personale. Ma su questo tema onestamente dovremmo aprire una parentesi enorme.
In quest'ultimo caso, il presidente Silvanus Olimpio venne assassinato da militari dell'esercito francese coloniale dopo aver supportato l'idea di un franco togolese, svincolato dal franco CFA. Come riportato dall'agenzia giornalistica italiana, Olimpio si rifiutò di sottoscrivere il patto monetario con la Francia e così il 10 gennaio 1963 iniziò a stampare una moneta nazionale propria. Grazie, Ottaviano. Tre giorni dopo, uno squadrone di soldati appoggiati... Grazie mille per i 500 bits. ...dalla Francia lo assassinò. E il Togo dovette tenersi il franco CFA come moneta. Sottolineo che Olimpio si nascose in un'auto parcheggiata nell'ambasciata statunitense in Togo. Ma ovviamente che fai? Non chiudi gli occhi e fai entrare i miliziani? La prima poesia cosa che i miliziani movimento. Che neutralizzarono Olimpio dissero fu la Francia è nostra grande amica. Coci, 44 mesi. E gli occhi di francesi ancora non sono mai stati aperti sul caso. Pensiamo poi alla Guinea. Ricordo anche un'altra cosa che scusate, magari non è chiara. Certo, così non finiremo mai. No, e poi mi taccio perché poi non ho più nient'altro da dire, però ritengo sia giusto dirlo. Una qualsiasi nazione può disconoscere il cambio, quando vuole. Io dico solo questo, quando vuole può disconoscere il cambio. Non è come l'euro, che un processo effettivo non c'è di uscita dall'euro. Qua invece si può fare quando si vuole, come si vuole, tranquillamente. Poi dopodiché... Fatemi sapere come che gestite i soldi, perché probabilmente non arriveranno altri fondi da altre nazioni. A meno che siano gestiti bene, questo si può fare, non è una condanna. Però allora devi avere la banca centrale indipendente. Minerali come la bauxite, la seconda al mondo, ma anche ferro e oro. Ecco, con l'aiuto del diplomatico Jacques Foccart e del DGSE, cioè il Servizio del Controspionaggio Estero, la Francia fece di tutto per destabilizzare la Guinea alla fine degli anni 60. Il motivo? Beh, perché il suo presidente, Sékou Touré, aveva detto di no alla cooperazione economica con Parigi. Il piano dei servizi esteri francesi rientrò nel quadro del programma Persil e consisteva nello stampare false banconote per immetterle in massa nel paese, aumentare artificialmente l'inflazione, impoverire la popolazione e far collassare l'economia. Come detto da Maurice Robert, capo del DSGE nei paesi africani, a tutti gli effetti il vero ministro dell'Africa francese, l'operazione fu un successo. L'economia della Guinea non si è mai ripresa da allora. Bravo Maurice, bravo. Anzi, lasciamelo dire nel tuo idioma gallico. Bravo! Quando invece in Mali il presidente Modibo Keita fece presente a De Gaulle il non voler più far parte della comunità franco-africana e di creare una valuta tutta propria, i francesi non la presero col sorriso sulle labbra. Keita, il 30 giugno 62, davanti al Parlamento... No, questa non l'avevo ancora sentita. Ferma lì, che faccio vedere solo un grafico. La Guinea non si è mai ripresa, Mai ripresa. Mai ripresa. Questi qua sono i tassi di crescita. Sì, ha avuto anche periodi negativi. 1.123%. Non si è mai ripresa. Mai. Mai ripresa. La sovranità nazionale. Come possiamo migliorare la nostra economia se non controlliamo lo strumento più potente a nostra disposizione, la valuta? Il massimo che Keita riuscì comunque a fare, a seguito di colloqui diplomatici, fu introdurre il franco maliano, un franco CFA svalutato del 50% e quindi una moneta satellite del franco francese. Ma siccome non era la stessa cosa del franco CFA, non andava bene, poteva scatenare un pericoloso precedente. Le cose andavano sistemate per i francesi. Tra parentesi, vi ricordo il video che ho fatto sulle vere cause della guerra civile in Libia. Ebbene, i francesi, a differenza di quanto avvenuto in Ruanda, non è che si fecero attendere molto e bombardarono subito le postazioni dell'ex presidente Laurent Gbagbo, con l'obiettivo riuscito di farlo dimettere, visto che non voleva riconoscere la vittoria dell'altro concorrente, Ouattara, catturarlo e metterlo a processo per crimini contro l'umanità. Nel 2012, l'allora governatore della Banca di Francia, Christian Noyer, disse che il franco CFA era un fattore di sviluppo per i paesi africani. Ora, se per sviluppo intendiamo il meno 5% della Guinea equatoriale, il meno 1% del Chad, che ho già dimostrato essere falso, centrafricana, credo che tra italiano e tutte francese le crescite ci di sia tutti una quei bella PIL differenza. Li ho controllati, sono tutti in crescita. Tutti i PIL di quelle nazioni sono tutti in crescita. Lui ha preso l'anno del 2020, ok? Beh, grazie al cazzo. Grazie al cazzo, cioè ce l'ha avuto tutto il mondo la decrescita. C'è stato il Covid.
Bah. Sul termine sviluppo. Ma che sciocco che sono, dimenticavo. Già Simone, sei uno sciocco. Che sciocco che sei, dovresti iniziare a guardarli. La Guinea Equatoriale produce 244.000 barili di petrolio al giorno. Sarà forse questo lo sviluppo a cui si riferiva Noyer? Ma sì, deve essere quello lo sviluppo in Guinea Equatoriale, dove la gente vive con meno di $4 al giorno. Non lo sviluppo delle compagnie petrolifere straniere, né tantomeno i signorotti africani corrotti, come il figlio del presidente Teodoro Nguema, che si gode il suo sviluppo a suon di Bugatti e ville di lusso. Questo è lo sviluppo dei più furbi della scala gerarchica. Mantenere invariate le cose così come sono, dagli ex conquistadores agli ammanicati africani pappeciccia con gli stranieri. Di recente l'Eliseo, nel tentativo di svincolarsi maldestramente dalle accuse di neocolonialismo, ha annunciato di voler abbandonare il franco CFA e di sostituirlo con una nuova moneta, l'ECO. Ecco, o meglio, ECO. Chissà perché la cosa mi ricorda vagamente il comportamento di alcune grandi aziende automobilistiche che prima inquinavano l'ambiente e che oggi, vedendo come l'aria tira, hanno subito sposato la narrativa della green economy e della sostenibilità. E più che greenwashing, per il passaggio da franco CFA a ECO, la parola più adatta sarebbe in questo caso moneywashing. Brava Francia, brava. Anzi, brava. Brava. Che ci sia un problema in queste nazioni, credo che chi lo neghi sia stupido. Chiunque neghi che ci siano dei problemi in queste nazioni è stupido, ma non si può affermare che è il CFA il problema. Il problema sicuramente è anche francese, no? Sicuramente io son convintissimo che ci siano delle situazioni molto oscure. Ma detto questo non c'entra niente la moneta. Anche perché poi vai sotto nei commenti, sai che dicono tutti? Problemi dell'euro, l'Europa, non possiamo uscire, i poteri forti, eccetera, eccetera. Cioè, lui continua a spingere su questa retorica sbagliata, secondo me. Avesse tirato fuori il franco CFA, avesse detto le stesse cose, senza citare la moneta, che non era quello il problema, secondo me non usciva un video fatto molto bene. Molto bene. E invece no, bisogna dare la colpa a un'entità che non si conosce. Ma ripeto, ma ha già fatto un video sul debito che era completamente errato. E ha ricitato le stesse cose, quindi non dire oh, mi sono sbagliato, scusatemi, perché se poi dopo ricaschi nello stesso problema, ed erano gli stessi problemi tra l'altro che aveva citato con Craxi, quindi ripeto, io la buona fede ce l'ho messa, la buona volontà ce l'ho messa, gli ho riconosciuto anche la grandissima capacità di chiedere scusa, che non è sempre facile, ok? Però dopo, ragazzi, se continuiamo a andare avanti così, vabbè, cioè non mi interessa neanche che lui chieda scusa o meno, cioè chi se ne frega. Il punto è che ci sono un botto di persone adesso convinte di nuovo del franco CFA, come nel 2016-2017 di Battista. E fa ridere perché è la stessa retorica della Meloni, anche la Meloni aveva insistito su questa cosa qua. Cioè, non lo so, tirerà un botto, farà un botto di view, farà un botto di soldi, spero per lui almeno. No, ma io, ragazzi, capito, leggevo prima in chat qualcuno che diceva noto dell'astio da parte di Umberto in Nova Alexio. No, va. Quello, in realtà Nova Alexio noi l'abbiamo anche spesso lodato, abbiamo spesso visto i suoi contenuti anche in passato. Su ciao, altri mi è tipi piaciuto di un botto quello su Gladio e così via. Ci sono dei contenuti di Nova Alexio che sono fatti bene. Poi è ovvio che se tu comunque sia sei un esperto di economia, studi la materia, e Nova Alexio ti fa un video dove parla di economia e dice delle cagate, immagino che a chi l'ha studiata, a chi insomma ne ha fatto il suo mestiere, possa dar fastidio. È come se domani Nova Alexio facesse un video parlando di Twitch, che ne so, e dicesse una marea di cagate. A me darebbe fastidio, così come immagino anche ad altri che lavorano su Twitch, per dire, un esempio stupido. Ma è la stessa cosa d'Italia. L'Italia è un posto che ha dei problemi. Sì, è colpa dell'euro. Ce ne siamo resi conto anche tutte le volte che andiamo nel dettaglio. Cioè, ce ne sono una marea di problemi. Molto prima dell'euro, se proprio vogliamo andare all'euro. Soltanto che oggi non si dice più il problema è l'euro, perché? Perché l'euro ti dà i soldi. Bene. Poi ripeto, fra qualche anno ne riparliamo quando c'è da restituire il debito. O rinnovarlo. Vedrete quanti sovranisti che torneranno, si tornerà in auge, che dovremo restituire i soldi, eccetera, eccetera. Tutto cambia per non cambiare nulla.